eravamo lì. Quindi l'hai sentito tu da solo o no? L'ho sentita io, non c'era altra gente, eravamo io e te. Adesso non c'era altra gente. E non ho mai detto che c'era altra gente. Va bene. Ho detto io prima ti voglio denunciare. Fallo. Poi nel caso questa cosa fosse stata detta, perché io sono uno che comunque si incazza e può capitare che tra uomini facciamo un commento del genere, io se fossi la tua fidanzata mi vergognerei. Ma cosa c'entra la mia perché ragazza? Perché sei poco uomo, no, capito? No, tu non sei uomo che non dici le cose in faccia. Se questa cosa fosse stata vera, tu sei poco uomo. Sei poco tu non sei uomo, che se hai qualcosa tu da dire non lo dici uomo. E lo dici dietro alle telecamere. State sbagliando tutte e due, ragazzi. Hai avuto l'opportunità. Io proprio ho avuto l'opportunità di dirlo e non l'ho detto perché non volevo fare casino. Capito? Ma poi quando ho visto e ho conosciuto la persona che sei, mi è sembrato giusto dirlo a Luca. Io voglio denunciare te per infamare il mio nome. Ma nessuno perché sta infamando niente. Io grave molto brutta. Io vado di pancia e sono una persona sincera. È colpa mia. Ma è colpa mia se pensi queste cose quando ti arrabbi. È colpa mia che quando ti arrabbi. Non mando a dire le cose. Punto. Io ogni volta che ho dovuto incazzarmi con qualcuno vado e lo faccio senza paura. Sto parlando io senza paura del giudizio delle persone perché ho detto anche parole, ho utilizzato anche parole brutte. Quello l'abbiamo visto, però a quanto pare non l'abbiamo visto. Io non mando a dire le cose come te, io non sono ma le capito. Ma io non mando nessuno, te, io ho raccontato io una cosa così dietro a un mio amico perché ci sono rimasto male dalla cosa che hai detto. Io, e nel primo momento non ho detto niente perché non volevo fare casino. Me lo ha già chiesto lui, sarà stato incazzato, lui che non è una cosa bella, ma non è una cosa che si dice. Fai finire di parlare o no? Parla e poi parlo io. Ok.